Questo sarà l'ultimo video per il 2016. Penso vediate questo video il 29 o il 30, ho perso un po' la cognizione del tempo, di dicembre, quindi sarà appunto l'ultimo video. Vi annuncio già da adesso che per gennaio mi prenderò una piccolissima pausa, cioè voi vedrete i vari video a gennaio, però comunque sia io diciamo che mi prenderò una piccola pausa perché, come sapete, mi dovrò operare, insomma, cose varie, e poi vi spiegherò meglio perché so che su questo argomento sono stata un po' così, però essendo una cosa parecchio personale, ve la volevo dire, ma a metà, diciamo così. E quindi, insomma, sappiate che voi li vedrete, ma io non sarò in quelle condizioni in cui mi vedrete. Comunque sia, detto ciò, partiamo subito con questo video che è una sorta di raggruppamento di tutte le cose che mi sono piaciute di più in questo 2016. Si parla di film, serie TV, trucchi, cose per il beauty, cioè in particolare trucchi, comunque sia, perché è quello di cui tratto fondamentalmente. E quindi parto subito con le cose per il beauty, cioè le cose per struccaggio, cura, eccetera. Questa qui è la prima cosa di cui già vi ho parlato parecchie volte, o se non l'avete visto il video Get Ready With Me. Ho utilizzato questa qui che è l'acqua micellare della Garnier. Fighissima, cioè perfetta per qualsiasi trucco, anche per non strofinare troppo la pelle, irritarla. Questa qui è una carta vincente. Olio di cocco, che è la mia nuova scoperta del 2016, è quella di cui vado più fiera. Perché io, come vedete, ultimamente sto facendo dei trucchi un pochino più elaborati. Ho riscoperto la magia degli ombretti e lo vedrete anche nei preferiti. E quindi per struccarmi, diciamo che era un pochino più dura. E questo qua mi ha salvato la vita tantissime volte. Adesso scusate se è un po' zozzo, però questo qui è il famoso olio di cocco, anche questo l'avete visto nel Get Ready With Me. Poi passiamo ai preferiti per quanto riguarda il make-up, che in realtà non sono tantissime cose, ma sono quelle fondamentali, quelle che proprio tutti i giorni mi sono ritrovata ad utilizzare, o meglio, non tutti i giorni, perché comunque sai, tinte, ombrettini, vario molto, però diciamo le cose basi, soprattutto per sopracciglia, viso, per viso intendo soprattutto la terra, perché il fondotinta anche quello lo vario, quindi in questi preferiti ci sono marchi diversi, che hanno funzioni diverse, e parto con le cose per la base. Quindi per la base ho da farvi vedere prima di tutto il mio burro cacao della vita, che è questo qui di H&M, che non so se facciano più. Come vedete sono fatti tipo a stick della colla e sono enormi, ma questo è l'unico burro cacao, vi giuro l'unico, che mi idrata anche dopo 10 minuti che l'ho su. Poi vi faccio vedere il fondotinta che ho utilizzato di più, anche se l'ho comprato a settembre, però è uno di quelli nuovi che appunto mi sono ritrovata a usare sempre ed è della Bourjois. Questo qui è l'Healthy Mix, Healthy Glow and Flawless Complexion, bellissimo. Questo per chi fosse interessato è la tonalità a numero 51 Vanilla Claire. L'ho presa a Londra, non so dove altro si possa trovare, però appunto io l'ho presa da Boots. Secondo me è perfetto, primo per tutti i tipi di pelle, perché anche questo è molto idratante, però non è stucchevole, non vi dà quella sensazione sulla pelle di claustrofobia. Non so se avete presente quando avete sul fondotinta, soprattutto se lo settate bene, no? Vi dà quella sensazione opprimente, ecco, che tipo che la pelle non respira. Questo invece è favoloso. Ok, sono tornata dopo che mi si era scaricata la macchinetta. Poi vi faccio vedere il correttore che mi è piaciuto più di tutti, ma questo l'avrete visto milioni di volte, perché è questo qui, il Born This Way della Too Faced, che è il Very Fair. Però lo utilizzo insieme all'Ivory, mi pare, per coprire le occhiaie perché l'Ivory è leggermente più aranciato. Lo adoro sia lo scovolino perché è proprio perfetto per andare ad applicare bene il prodotto, poi è super coprente, confortevole anche questo. Io non so se avete capito, prediligo le cose molto comode e lo adoro follemente. Questo qui è proprio, secondo me, indispensabile. Una volta che lo provate è indispensabile. Poi la cipria della vita, questa anche l'avrete già vista. È questa qui di Laura Mercier, la Translucence, forse da lì un po' si legge, che è la Loose Setting Powder. Questa qui è proprio la cipria per eccellenza per fare il baking. Costa un pochino, però vi posso assicurare che la quantità di prodotto, io questa la uso da penso tipo 4 mesi forse addirittura. Guardate quanto ce n'è ancora.
Poi, sempre rimanendo in tema base, vi faccio vedere la terra e il blush. Questo è un altro prodotto Too Faced, è la terra, si chiama Milk Chocolate Soleil ed è quella per pelli chiare, medie, ma rimaniamo nel chiare. Ed è questa terra qui. Confronto a quelle che utilizzo io, anche alla Morpheus mi pare di Mulac, che è la mia terra per eccellenza, ma si è sfracellata, quindi non l'ho potuta utilizzare più di tanto. Questa qui è stata un'ottima sostituta, però col fatto che io prediligo molto le terre con sottotoni molto 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 freddi, dato anche comunque i capelli, cioè devo un attimo mantenere un tono freddo che secondo me mi sta un pochino meglio, questa qui non è proprio molto azzeccata, però quando non ho altre cose è bellissima la tenuta, non è farinosa, polverosa, cosa che odio perché fa fallout everywhere, quindi se cercate una terra valida, questa qui da Sephora penso la possate trovare. Per quanto riguarda il blush, questo qui è un blush di NARS, un marchio che mi sta piacendo da morire. Finora ho provato soltanto prodotti viso, però sono tutti molto validi. E il blush che vi faccio vedere è questo qui, che è il mio blush top, non so come io abbia fatto a vivere senza fino ad adesso. Anche questo l'ho preso a Londra in un negozio che non mi ricordo. Se andate a vedere il video dell'haul di Londra, che vi metto nella scheda informazione, sicuramente vi dico anche il negozio, adesso non mi viene in mente. Comunque questo qui è un blush bellissimo, come vedete è pieno di riflessi color pescato dorato, ma di base è un colore, diciamo un rosa leggermente pescato, bellissimo, scriventissimo ed ha una durata pazzesca. Io con i blush mi sono sempre trovata molto in difetto perché si smaterializzano come niente, invece questo è proprio bello bello bello. Anche questo costa un pochino, però ne vale sicuramente la pena, e si chiama Orgasm, che è il blush più famoso di NARS. Ah, e mi ero scordata il pezzo forte di tutto questo po' di roba per il viso, cioè l'illuminante. Come possiamo intitolare il 2016 l'anno dell'illuminante? Perché è scoppiato un trend assurdo, anch'io mi sono follemente innamorata. Prima lo usavo, ma non ero così oltre, diciamo, come magari sono, vedete, anche oggi sono uscita molto tranquillamente di giorno e mi sono messa sto popò di illuminante, che non è quello che vi sto facendo vedere. Questa qui ho utilizzato la Strobe Genius, mi pare si chiami, della NYX, ma ho utilizzato questo 2016 più di tutti, questo illuminante qui di ColourPop, scoperta magnifica. Ho anche altri prodottini da farvi vedere di ColourPop, perché è un marchio molto low cost, ma che ha una qualità assurda. A parte che questo illuminante ha una texture fighissima, è cremoso, ma quando lo andate ad applicare è polvere, è bellissimo. Questo in particolare, che ho utilizzato più di tutti, si chiama Stole the Show, lo amo follemente. Ogni volta, dico ogni volta, non ce n'è stata neanche mezza che ho messo questo illuminante, qualcuno mi ha chiesto che illuminante era, sempre. Quindi se lo comprate non ve ne mentirete. E poi costa 8 dollari, cioè 8 dollari sarebbero tipo 6 euro. Poi passiamo, prodotto per le sopracciglia, aspettate che li prendo, sono due, una matita e un prodotto in pot. Parto dalla matita, che è la cosa che in realtà ho da più tempo, perché questa credo di averla presa prima dell'estate su per giù, e ce l'ho ancora adesso, quindi è tantissimo. Ed è un prodotto della Kiko, si chiama Eyebrow Sculpt. Questa qui è la matita, quella con la forma nuova della Mina, e ti permette quindi di fare anche magari i peletti. Oggi non l'ho usata, ho usato quell'altro prodotto che vi faccio vedere dopo, ma questa qui è bellissima e ha questo scovolino dietro che è fighissimo. Voi direte, ma sì, che ce ne frega lo scovolino, mi frega del prodotto. Ma lo scovolino è fantastico, cioè mai ho ottenuto una sfumatura così bella con uno scovolino che trovate all'interno del prodotto per le sopracciglia, quindi fighissimo. Poi non costa neanche tantissimo e ha una durata, per essere una matita comunque, ottima, ottima, ottima. Quindi questa, se la trovate, sicuramente dovete prenderla. E per quanto riguarda il prodotto delle sopracciglia che ho anche adesso, che è stata una scoperta, me l'hanno inviato da pochissimo, cioè tipo penso neanche 2 settimane fa, ma mi sento proprio di consigliarvelo al 100% perché
Primo, questo penso sia il prodotto più waterproof che esista sulla faccia della terra, cioè tra tutte le marche possibili, tra tutti i marchi possibili ed immaginabili, questo vi posso assicurare che è il più waterproof del mondo. E sto parlando di questo qui di Nabla, che si chiama Brow Pot. Questo qui è il colore Venus Ash Blonde, che io trovo perfetto per le mie sopracciglia. E questo è il colore nel pottino. È bello freddo come piace a me. Questo ci potete andare al mare, dal parrucchiere, in montagna, in piscina, qualsiasi cosa, non vi si smuove. Io faccio addirittura fatica a toglierlo con l'olio di cocco, che quello praticamente vi toglie qualsiasi cosa abbiate sul viso. Però per me ad esempio è super positiva, perché proprio dura tanto, anche se l'andate a toccare non vi si smuove di pezza, cioè non vi rimane niente. Ho riscoperto questa mia passione per gli ombretti. Infatti adesso tutte le volte che mi devo truccare parto sempre dagli occhi. Anche se devo fare una cosa semplicissima, mi ritrovo sempre a fare almeno un trucco semplice semplice sugli occhi. Cosa che prima io mettevo magari mascara o eyeliner così, alla buona, e uscivo. Invece adesso proprio sto lì le ore a truccarmi gli occhi, va? Quindi mi è ripresa un po' questa fissa. E vi voglio far vedere questo ombretto, sempre della ColourPop, sempre la stessa consistenza dell'illuminante che vi ho fatto vedere prima. E questo qui è l'ombrettino, che è quello che ho anche oggi su, ma con questo riflesso degli occhiali non si vede. Comunque è un colore bellissimo, super particolare, guardate che bello. È un bronzo, ma che ha base marrone, quindi proprio bello carico, con tutti questi riflessi, che è fantastico. Poi lo vedete così, sembra tipo metallizzato. Lo mettete e vi lascia proprio tipo un effetto brillantini. Mi sono innamorata. Ha una tenuta stupenda, non fa fallout, quindi non vi lascia tutti quei pezzettini di ombretto sotto, che magari poi andate a spennellare e rimane, no, la chiazzona. Anche questo è il prezzo, 5 dollari mi pare. Poi, sempre rimanendo in tema ombretti, vi voglio far vedere questi altri, che non sono degli ombretti specifici, cioè delle colorazioni specifiche, ma sono degli ombretti che io mi sono ritrovata ad utilizzare in palette componibili, no? Allora, la prima è questa qui di Nabla, che è della collezione Goldust. Questi sono tutti gli ombretti, anzi ne mancano due che sono, però hanno la confezione singola. Comunque sia, questi ombretti in generale sono bellissimi. Mi sono innamorata in particolar modo di questo qui, che si chiama Ludwig, dovrebbe essere, sì, questo color terra bruciata, questo qui che è paprika, anche questo bellissimo. Ultimamente mi sono innamorata dei trucchi molto caldi con questi colori bordeaux aranciati, cioè bellissimi. E poi questo qui che invece si chiama Luna, questo è proprio stupendo. E poi vi voglio far vedere questi due, che non sono di Wycon, sono solo le palettine, però sono tutti ombretti di Makeup Geek, che mi sono stati gentilmente inviati, sono fantastici. Questi sono quelli matte, a parte una fila. Il mio preferito è uno non matte, naturalmente, ed è questo che si chiama Mermaid, come poteva non essere il mio preferito. E poi ci sono due blush, ma quelli ancora non li ho usati. Ho utilizzato più i prodotti per il viso, penso si vedrà, di questa parte qui. Questa terra in particolare, che è super fredda, super scrivente, è bellissima. Sempre di Makeup Geek, e si chiama Infidelity, bellissima. E il blush si chiama invece Hurt Truth, credo si legga così, ed è questo qui. Mentre per quanto riguarda gli ombretti, qua io ve li consiglierei tutti. Questi sono quelli effetto cromato, duochrome. Dal primo all'ultimo li ho utilizzati, anche quelli che non pensavo di utilizzare, tipo il viola, i verdi. Cioè, questo verde è pazzesco, ci ho fatto uno smoky l'altro giorno e stavo morendo. Che questi, come vedete, li ho tutti già utilizzati. Soprattutto questa parte qui è la mia preferita. Adesso cercherò di dirvi tutti i nomi senza rompere niente. Allora, il primo è Courtney Cole ed è questo che è il mio preferito, è proprio un rosso. Poi quest'altro si chiama Showtime ed è leggermente più marroncino. Poi questo che è un champagne, anche qua leggermente marroncino, eccolo qui, si chiama Grandstand. E poi l'ultimo che è un oro fantastico, mi si è macchiato tutto il pantalone che me lo sono perso nei meandri qua, si chiama Legend ed è questo qua. Quindi questi qua di Makeup Geek, se ne avete l'opportunità,
Prendeteli perché sono gli ombretti più validi della storia degli ombretti. Gli ultimi quattro prodotti di make-up, perché poi avrò fatto una testa tanta, sono due tinte, un rossetto e una matita labbra. Allora, la prima tinta è questa qui di Kylie Cosmetics. Come potevo non mettere un prodotto di Kylie Cosmetics in questo video del 2016, perché ha fatto il boom in questo 2016 il marchio Kylie Cosmetics, che per chi non conoscesse è il marchio di trucchi di Kylie Jenner, che è l'idolo della mia vita. Questo in particolare che ho scelto di farvi vedere è Dolce Kay, che è un colore spaziale. Io ce lo vedo molto un color cannella, infatti si doveva chiamare cannella secondo me, oppure no, cannella. Cannella anche no, magari cinnamon. Se volete tra l'altro vedere il video dove comparo quelle vere con quelle finte, ve lo lascio qui sempre nella scheda info. Il rossetto invece che vi ho preso è questo qua della Urban Decay, della linea di Gwen Stefani. Mi sono piaciuti tutti i rossetti di questa collezione, ma in particolare questo qui che è un nude rosato, si chiama Ex Girlfriend, e vi ho messo insieme la matita che utilizzo, che non è della Urban Decay, anche se ha la sua matita, ma io la utilizzo sempre con questa, che è della Essential, che è un marchio comunque italiano, ed è l'Anti-Aging Lip Liner. Questa qui è la numero 10 Natural. E appunto l'abbino sempre con questo rossetto. Poi era rimasta una tinta che mi era cascata, che mi ero scordata di farvi vedere, che è questa qua di ColourPop. È una delle mie preferite, ve l'ho già fatta vedere, ma la volevo mettere in questo video perché è per voi, ma è anche per me, perché magari l'anno prossimo, quando andrò a riguardare questo video, no? Vedrò i prodotti che erano i miei preferiti nel 2016 e quindi ci sarà un aggiornamento, magari mi ritroverò ad utilizzare sempre le stesse cose, però appunto è sempre un buon promemoria. Comunque stavo dicendo, questa tinta della ColourPop si chiama Viper ed è questo magnifico color rosa, c'ha una puntina di viola, è un rosa con una puntina di viola, bellissimo questo per tutti i giorni. Spaziale. Quindi finito con l'aspetto make-up e beauty, voglio parlarvi delle altre tre categorie che ho messo in questo video. Ho messo i film, le canzoni e le serie TV. Allora, partiamo con i film perché comunque ne ho parecchi da farvi vedere e spero di trovare le copertine dei film, così ve le metto qua nel video e magari capite anche di quale film sto parlando, perché magari conoscete il film da nome ma non avete mai visto la copertina o viceversa. Il primo che voglio mettervi è uscito credo a febbraio, perché io l'avevo visto a San Valentino con le mie amiche, e è il film Single ma non troppo. Se non l'avete mai visto, vi scompisciate dalle risate. Poi sicuramente come posso non mettervi A Legend, che è il terzo, credo, se non mi sbaglio, oddio, c'ho pure di sbagliarmi, ma non penso, il terzo film della saga di Divergent. Poi voglio mettervi un film che non vi ho quasi, penso, mai nominato, però è bellissimo, soprattutto è molto nel mio stile perché mi piacciono queste cose un po' particolari, e si chiama Gods of Egypt, e dal nome potete intuire che si tratta di un film basato su storie di faraoni, piramidi, Egitto e eccetera eccetera eccetera. Naturalmente un pezzo del mio cuore lo devo dare a questo film, che è X-Men Apocalisse. Spero, non penso, sia l'ultimo della saga di appunto X-Men, che se non avete mai visto, cioè per favore dovete andare a vedere tutti i film di X-Men, perché io se ci fosse una serie TV intitolata X-Men la vedrei costantemente, ogni giorno, ogni secondo della mia esistenza. Poi voglio mettervi Now You See Me 2, il secondo film, che è anche questo una cosa meravigliosa, soprattutto il pezzo dove si passano la carta è spaziale, dovete assolutamente vederlo perché a parte che la storia è fantastica, ma anche come è girato, montato e gli effetti speciali sono qualcosa di incredibile. Poi devo mettervi assolutamente Alice attraverso lo specchio, che è stato purtroppo l'ultimo film di Alice in Wonderland e anche questo mi è strapiaciuto, come potete intuire dai film che vi sto dicendo. Mi piace il genere fantasy, come non posso mettervi Bridget Jones Baby, che
Penso sia il film più atteso di tutti i tempi perché il primo film l'hanno fatto un sacco di anni fa e è tornato recentemente perché credo sia uscito, aspettate che lo leggo, il 22 di settembre, quindi proprio da poco. Ero super impaziente di vederlo perché conoscevo già Bridget Jones il film e l'ho adorato. Per tutti i singoli incalliti quel film è la vita, penso. Quindi anche voi se siete singoli incalliti dovete, pretendo che lo vediate. E prometto che ve ne dico altri due e poi ho finito. Allora, Miss Peregrine, che è il nuovo film di Tim Burton che è uscito da pochissimo, infatti è uscito il 15 dicembre, dovete andarlo a vedere, io l'ho visto fortunatamente in anteprima, dove c'era anche Tim Burton, ho fatto il vlog, anche questo ve lo lascio nella scheda. E l'ultimo film è anche l'ultimo che ho visto, cioè Animali Fantastici e Dove Trovarli. Ho adorato quel film. Se volete vedere la mia reazione dopo il film, vi lascio anche questo, il video nella scheda di informazione. Come potete notare, tutti gli eventi della mia vita sono segnati da un vlog, quindi ve li lascio sempre da vedere. E questi erano i film. Adesso passiamo alle serie TV. In realtà ce n'ho da dirvi un pochino, perché allora, quella che mi è piaciuta più di tutti in assoluto questo 2016 è stata senza ombra di dubbio Teen Wolf, sia la stagione che si è conclusa, sia quella che è ricominciata, perché come sapete durante l'estate le serie TV non è che vadano in onda, quindi si conclude una serie TV sempre nello stesso anno, però ricomincia anche perché di solito verso ottobre cominciano a ricominciare, e quindi naturalmente io vi consiglio sia la quinta sia la sesta stagione di Teen Wolf. Mi piace molto perché è piena di intrighi, piena di cose da scoprire, da ragionarci. I protagonisti sono qualcosa di strepitoso, proprio ogni singolo carattere del personaggio è curato. La trama, mi piace qualsiasi cosa mi piace. Poi vi consiglio tantissimo American Horror Story, che penso conoscerete tutti, perché chi è che non lo conosce? Insomma, diciamo che io vi consiglio tutte le stagioni di American Horror Story. La mia preferita rimarrà sempre la terza. Poi, come posso non consigliarvi la mia nuova favorita, cioè Rain, che è una serie TV che per ora ha 3 stagioni, ma dovrà ricominciare penso la quarta, o forse è in corso la terza. Comunque, non è una serie TV molto lunga e è stata creata nel 2013. È una serie ambientata in altri tempi, penso nel 500, perché l'altra volta in un video avevo detto nell'800, ma in realtà qualcuno mi ha corretto fortunatamente e quindi siamo nel 500, ma sono dei periodi che io adoro vedere. E poi l'ultima scoperta di poche ore fa è stata la serie TV Supergirl, che è una serie TV naturalmente ispirata a Superman, che anche di qua troppi film ho visto, mi sono piaciuti tutti. Ah, ma raga, nei film non vi ho messo Suicide Squad. Cioè, io pazza perché non l'avevo messo nelle note. Mannaggia. Comunque sappiate che c'è anche Suicide Squad. Tornando alle serie TV, appunto, Supergirl è appunto ispirata a Superman. Nella serie TV dicono che è la cugina di Superman. In realtà all'inizio mi sembrava un po' una cosa dozzinale, parecchio scoppiazzata. Però, visto che ci stanno storie d'amore, azione, eccetera, come posso non guardarla? Io da brava romanticona devo sapere, devo, e quindi me la sto guardando proprio anche tuttora, adesso l'ho stoppata, ma dopo riprenderò. Quindi io comunque ve la consiglio. Per quanto riguarda le canzoni, poi abbiamo finito. Questo video penso verrà lunghissimo. Ve ne consiglio in realtà poche, perché allora, come avete visto se mi seguite da tanto tempo, o almeno da inizio anno, tutti i mesi faccio i preferiti del mese. Questo mese di dicembre naturalmente non ci sarà perché ci sarà questo, però comunque sia, tutti i mesi, o almeno se non ci sia qualcosa di strano che non riesco a caricare, però ci sta sempre. Quindi le canzoni le avrete scoperte mano a mano nel corso dei mesi. Però in questo video voglio proprio dirvi le canzoni che più mi hanno colpito. La prima è Hello di Adele, che proprio è entrata nel patrimonio dell'umanità. Naturalmente poi tutte le cose che vi dico, le canzoni, i film, io vi scrivo anche nell'info box perché magari non avete capito i titoli o c'ho una pronuncia strana, insomma, non si sa mai, per qualsiasi cosa io ve li scrivo. Poi sicuramente vi devo mettere Faded, che è di Alan Walker ed è spaziale, cioè è proprio bellissima. Poi la canzone di Charlie Puth si chiama One Call Away, almeno quella che vi consiglio io,
è molto 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 bella e è molto delicata, che è un aggettivo un po' strano per una canzone, però è veramente bella. Poi ho Cold Water di Major Lazer e Justin Bieber, che mi ha lasciato senza parole quando l'ho sentita e da allora proprio a gogo. Poi c'è la canzone di appunto il film che vi ho detto prima, Bridget Jones Baby, che è di Ellie Goulding ed è Still Falling for You. Questa qui io vi ho già detto che entrerà nelle top 5 della mia esistenza come canzone perché è qualcosa di incredibile. Poi la canzone di Giorgia Pregherò. È assurda, e Oro Nero, quindi due di Giorgia addirittura. Poi la canzone di J-Ax e Fedez e anche con, aspettate, con chi è? Anche insieme a Stash e Levante. Stash comunque si conosce, quello dei The Colors, Levante non l'avevo mai sentita. Comunque la canzone è Assenzio ed è uscita da poco, ma mi ha gasato da morì. Poi c'è una canzone di Lady Gaga che è Million Reasons. Non è una canzone, è una poesia. Cioè, è fantastica. Se avete la possibilità, andatevela a sentire live perché fa tutto un altro effetto, proprio i brividi. In the Name of Love di Martin Garrix e Bebe Rexha. E l'ultima, quella dei Chainsmokers, Closer, che è la canzone per eccellenza del 2016, questo già ve l'avevo detto. Io spero tanto 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 questo 2016 vi abbia soddisfatti, o se non vi ha soddisfatto comunque sappiate che stiamo entrando nel 2017, quindi fate una preghiera, scendete in cielo, fate qualcosa e sperate che vada meglio come farò io. Spero abbiate passato delle bellissime vacanze di Natale con la vostra famiglia, con le persone che amate e presto arriverà anche il video dei miei regali di Natale, quindi stay tuned, iscrivetevi se ancora non lo siete, così potete vedere anche quel video. Visto che ogni volta vi interessa tantissimo e a me piace tanto girarlo. Spero possiate passare un buon capodanno e un buon inizio dell'anno nuovo, sempre con le persone a cui volete bene, a cui amate, che vi possiate divertire, fare festa, ubriacatevi, cioè divertitevi ragazzi, la vita è una sola, vivete e fate quello che più vi piace, naturalmente. Come lo volete, ma senza esagerare, e se bevete non guidate, mi raccomando. Detto questo, io vi mando un grande bacio, ancora tanti auguri per questo nuovo anno, noi ci vediamo l'anno prossimo. Ho sempre voluto dirlo. Penso io l'abbia detto anche nell'ultimo video dell'anno scorso, ma non me lo ricordo. Comunque, ci vediamo l'anno prossimo e ancora un mega 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 bacione. Ciao!